appunto come il Marè che diceva che gli è stato utile per essere più tolleranti. Più è un bello spunto di riflessione. Allora, io farei una prima tornata col Vice Ministro per capire un po', abbiamo sentito degli interventi, però io le aggiungo un elemento in più. È vero che il mondo esterno, Europa, ma in generale dal punto di vista internazionale, noi siamo sottoposti a cavilli vari, ma anche a delle regole molto precise di sostenibilità che obbligano, costringono le imprese a tenere il passo con la transizione ecologica. Questo chiaramente però comporta dei costi che molto spesso è difficile diluire nel tempo e rallentare. Allora io le chiedo, la politica quanto può fare per accompagnare, secondo lei, l'impresa in questo percorso di transizione senza che ci si scoraggi e si abbia la tentazione di rimanere ancorati al vecchio modus operandi? Beh, una domanda interessante, ma infatti è proprio questo che noi vogliamo fare. Questo, il nostro ministero, ma il governo, deve avere il ruolo di accompagnamento in questa transizione ecologica. Transizione, che lo dice la parola, ci vuole tempo, non è una cosa che si fa dalla sera alla mattina, perché non è un interruttore che si spegne o che si accende. E quindi noi dobbiamo essere appunto vicini, ed è importante come quello di oggi, ma ai tanti confronti che partecipiamo, proprio per avere una condivisione e perché questo deve essere frutto di un lavoro di squadra, pubblico, privato, mondo delle associazioni. E abbiamo fatto tanto, per esempio, sotto il punto di vista semplificativo abbiamo introdotto appunto delle norme per tagliare i tempi autorizzativi, per semplificare alcuni passaggi, per poter dar modo anche ad alcune aziende di riconvertire i processi produttivi. È chiaro che se per un determinato motivo dobbiamo ancora utilizzare delle fonti fossili, l'ha riconosciuto anche l'Europa, che possiamo utilizzare il gas come fonte di transizione, perché non possiamo pensare che il nostro, che è il secondo paese manufatturiero d'Europa, un paese che ha poche materie prime, quindi un paese di grandi trasformatori, e quindi vuol dire che abbiamo bisogno di energia, tantissime imprese energivore, possano dalla sera alla mattina pensare di cambiare modello produttivo e andare ad esempio a fonti rinnovabili. È chiaro che quello è una parte fondamentale, è una parte che nel futuro sarà sempre più importante, infatti stiamo accelerando tutti questi processi, ma è vero anche che noi dobbiamo accompagnare proprio le riconversioni, dobbiamo dare abbiamo visto adesso l'esempio di Grimaldi con non solo questa nave ma altre navi assolutamente sostenibili. Quindi le idee, i nostri imprenditori le hanno idee, hanno coraggio, mettono investimenti loro proprio per trovare nuovi brevetti e nuove tecnologie. Quindi noi una ricchezza ce l'abbiamo già, che sono i nostri imprenditori. Noi dobbiamo accompagnarli in questo percorso per fare in modo di raggiungere ovviamente i livelli, il net zero che ci siamo posti al 2050 e quindi arrivare ad avere la neutralità climatica, ma senza danneggiare quello che è il tessuto imprenditoriale, il tessuto economico del nostro paese, che ribadisco è la nostra ricchezza. Quindi questa è la fase di accompagnamento, lavorando insieme step by step con tutti i provvedimenti che dobbiamo prendere e che dobbiamo condividere insieme. Questo mi sembra molto importante, l'idea che appunto anche il governo, ma in generale la politica, si faccia carico di accompagnare